Sfogliando la nostra rivista, percorriamo il tempo che fu, a partire dalla proclamazione di campione d'inverno del Rimini Calcio alla finale di Coppa Emilia. Un viaggio tra fine 2016 ed inizio 2017, un mese dove è successo praticamente di tutto. Colpi di scena tra il patron Grassi e l'amministrazione comunale al son di dibattiti che hanno guastato il clima natalizio e il ritorno a calcio giocato, con in mezzo la presentazione della nuova maglia biancorossa, un amichevole a Nova Felte, la trasferta evitata ai tifosi del Rimini in quel di Savignano e l'ufficialità dell'arrivo di Moretti. Ma andiamo con ordine. 18 dicembre, il Rimini si laurea campione d'inverno scavalcando i Sasso Marconi, stoppato sul pari dal Bellaria. I cugini adriatici fanno un regalo ai biancorossi e sembrerebbe essere davvero tutto tranquillo. 20 dicembre, due giorni dopo, conferenza stampa di Giorgio Grassi, pronto a lasciare il Rimini Calcio, visti i contrasti con l'amministrazione comunale, assente a suo modo di vedere per la gestione dell'impianto Romeo Neri. Sentiamo anche le dichiarazioni raccolte dai colleghi di Alta Rimini. Dalla gestione dello stadio, a parte un po' le risorse, però avremmo voluto creare uno stadio un po' più a misura d'uomo e di tifoso, e cosa che attualmente a Rimini non è. E tutti sanno le condizioni di degrado in cui si trova, e la prima cosa appunto sarebbe stata trasformarlo in un posto un pochettino più piacevole per la tifoseria, insomma. 21 dicembre, la risposta comunale non si fa attendere. Gnassi e Brasini, sindaco e assessore, sono infuriati. Il comunicato è pepato. In sintesi ci avvaliamo di una frase storica del grande comico Totò per riassumere il tutto nei confronti di Grassi. E come si dice? Ca, nisciune fesse. Ha capito? 21 dicembre, in mezzo a tutto questo caos, non poteva mancare ovviamente le perplessità dei media. Sempre il 21 dicembre, pomeriggio di presentazioni, dopo una travagliata estate, come spiegato nei nostri studi dal vicepresidente Boldrini, arriva la fatidica maglia biancorossa. Il perché del tardivo arrivo? Ecco la risposta. È stata una decisione di scegliere un marchio come la Macron, è importante, e nel momento in cui fai un contratto che probabilmente poi ti lega anche per più stagioni, e devi pensare anche appunto al fatto che abbiamo avuto il settore giovanile gratuito e che quindi dovevamo dare anche questo servizio a tanti giovani, che il prossimo anno speriamo che siano molti di più, perché è importante, e quindi fai un ragionamento anche puramente economico. Ovviamente da questo punto di vista dispiace di dare una delusione fino a questo momento ai tifosi biancorossi. L'attesa premia la passione nella serata del 22 dicembre. Il Rimini vince con la nuova maglia l'andata di Coppa Emilia con il Massa Lombarda. Nel frattempo la società annuncia l'amichevole con il Nova Felte, che si terrà il 30 dicembre. Nel mentre, il 26 dicembre, la posizione di Mastro Nicola sembra essere a rischio. Nell'aria insorge lo spettro di Bardi, l'ex allenatore de Forlì. 30 dicembre, l'amichevole con i Nova Felte, 3-1 per i biancorossi, con Bonaventura e Cicarevic in rete. Simone e Raffaelli sono gli autori delle altre due marcature. Un pre-match di giocatori che giocano con i ragazzi del settore giovanile gialloblu e un dopo-match all'insegna di delizie del posto. Nella stessa giornata, Giorgio Grassi annuncia un incontro che si terrà il 5 gennaio con i tifosi del Rimini per illustrare il futuro. A questo punto, il tifoso biancorosso pensa seriamente, ma questo Grassi ci rovina prima il Natale e poi l'Epifania? Sembrerebbe non essere così. Il 2 gennaio, sindaco, assessore e patrono dei Rimini festeggiano l'anno nuovo togliendo il disgelo con un incontro proficuo sullo stadio, sul tavolo, l'art bonus e la gestione del bar, della serie Il Gatto e la Volpe. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Il 3 gennaio la notizia è che la ripresa del campionato sarà vietata la trasferta in quel di Savignano ai tifosi biancorossi, che tuttavia rispondono così il 6 gennaio. Divieto ridicolo, ma saremo a Neri per tifare i giovanissimi. Sabato 7 gennaio il Rimini fa la manita alla Savignanese, rispondendo così a critiche e divieti di trasferta dei propri supporti, se mantenendo la lunghezza di vantaggio su Sasso Marconi, che continua ad inseguire. Il 9 gennaio la società applaude i tifosi trasmettendo un comunicato sul proprio sito e ai vari media. Tempesta finita e pace fatta? Sembrerebbe di sì. Altra bella notizia arriva sempre il 9 gennaio. Pioggia di convocazioni biancorosse nelle rispettive nazionali. Un Rimini super che dimostra di saperci fare con i giovani.
Il 10 gennaio intanto viene presentato l'esterno Moretti, proveniente da Sant'Arcangelo, voluto fortemente dalla dirigenza biancorossa. Il 12 gennaio il Rimini supera nei ritorni Massa Lombarda e accede così alla finalissima di Coppa Emilia, in programma il 25 gennaio allo stadio Nicoletti di Riccione con inizio alle ore 14.30. Termina qui al momento la nostra rivista, sfogliata pagina per pagina, sperando che sia da una parte intesa come società che dall'altra intesa amministrazione comunale abbiano fatto 13, senza insorgere in nuovi tamponamenti. 13 perché io ho 13, ho fatto io, no, è 13, bella Torino. Ciao Torino, mi vado via, vado lontano, che colpo di culo.